Prosegue il lavoro dei tecnici del raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche per fare piena luce sul giallo di Via Chille Montanucci, con un anziano 84enne trovato in una pozza di sangue. Partiti ufficialmente i lavori per la risistemazione dello stadio Fattori, all'Aula Cutuli si è svolta la conferenza stampa di presentazione della partenza degli interventi, che saranno conclusi nel giro di 15 mesi. 20.000 euro sono quelli che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale con un bando per il sociale a cui hanno risposto ben 13 associazioni che hanno presentato i loro progetti. Sarà a settimana al top per Tiziano Leonardi, il musicista Civita Vecchiese sarà in gara al Festival di Sanremo con i cugini di campagna che si esibiranno con la loro Lettera 22. Sarà un sabato dai contorni simili per la NC della pallanuoto e per la 3EPC Civitalad della palla a volo alle prese compartite molto complicate. Rosso celesti contro il VIS 9 rosso blu con Empoli. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Sono affidati ai tecnici dei RIS dei carabinieri, i rilievi tecnico-scientifici per chiarire ogni dubbio in merito a quanto avvenuto domenica scorsa in un appartamento in via Chille Montanucci dove un 84enne Civita civitavecchiesa è stato rinvenuto dal figlio con gravi feriti e ferite e diverse lesioni in varie parti del corpo, per le quali è stato poi indagato proprio il figlio con l'accusa di tentato omicidio. Intanto nelle ultime ore le condizioni delle condizioni dell'anziano ricoverata a San Paolo sarebbero ulteriormente peggiorate il servizio. Prosegue il lavoro dei tecnici del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche per fare piena luce su quanto avvenuto domenica scorsa nell'abitazione di Via Achille Montanucci, all'interno della quale un anziano civitavecchiese di 84 anni è stato trovato dal figlio in una pozza di sangue. I carabinieri operano su diretto mandato della Procura della Repubblica di Civitavecchia che ha iscritto proprio il figlio dell'anziano nel registro degli indagati con il capo di imputazione di tentato omicidio. Gli inquirenti devono chiarire se le ferite e le lesioni riscontrate sul corpo dell'84 trenne possono essere compatibili con una caduta e i conseguenti colpi su alcuni mobili dell'abitazione, oppure se siano stati provocati da un intervento esterno. Per questa ragione si attendono i risultati dei rilievi effettuati con il Luminol per verificare se in altre parti dell'abitazione vi siano ulteriori tracce di sangue e delle analisi condotte sulle armi detenute dal figlio, tutte regolarmente denunciate visto che quest'ultimo opera nel settore della security. Il legale dell'indagato, l'avvocato Emanuela Di Paolo, si augura che le autorità provvedano a compiere tutti gli accertamenti necessari nel più breve tempo possibile per chiarire che le lesioni riscontrate dall'anziano altro non erano che le conseguenze di un incidente domestico e per fugare ogni dubbio sulla condotta del figlio, ovviamente distrutto dalla vicenda. Intanto sembra che purtroppo nelle ultime ore le condizioni dell'anziano, che si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo, si siano ulteriormente aggravate. Erano arrivati addirittura dalla provincia di Palermo per fare razzia di ricci di mare a Civitavecchia. Quattro subacquei sono stati bloccati dai militari della stazione navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, che li hanno sorpresi mentre si apprestavano a far rientro. a riva con circa 8.000 esemplari, ben 7.600 in più rispetto al consentito. Ai quattro sono state sequestrate le attrezzature e combinate sanzioni amministrative per 24.000 euro, l'intero quantitativo. L'attività del pescato ancora vivo è stato reintrodotto in mare. L'attività svolta dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia nel settore della pesca illegale dei ricci di mare sul litorale nord di Roma ha portato negli ultimi mesi al sequestro di oltre 18.000 ricci di mare e alla verbalizzazione per 9 pescatori, con oltre 40.000 euro di sanzioni amministrative applicate in materia di pesca illegale. 28 anni sono trascorsi, 28 anni da quel giovedì 2 febbraio 1995, quando, per la testimonianza della famiglia Gregori, proprietaria di una villetta in via Fontanatetta nella zona di Pantano, avvenne la prima lacrimazione di sangue di una riproduzione della Madonnina di Meggiugori che si trovava nel loro giardino. La voce cominciò però a spargersi in città e nel territorio due giorni dopo, e la domenica migliaia di persone si affollarono fuori la casa di Gregori. Iniziò da quel momento una vicenda che ha avuto contorni anche di carattere giudiziario attraverso l'apertura di un'inchiesta per abuso di credulità popolare poi archiviata e sulla quale la Chiesa non si è mai ufficialmente pronunciata. La Congregazione per la Dottrina della Fede non ha infatti mai reso note le sue decisioni e nel marzo del 2005 l'allora Vescovo Monsignor Gilora Maugrillo, che ebbe un ruolo fondamentale nella vicenda, soprattutto dopo aver sostenuto che la statuina aveva pianto lacrime di sangue anche tra le sue braccia, elevò la chiesa di Sant'Agostino, dove si trova adesso la statuina, al santuario della Madonna delle lacrime. Prima e dopo quella proclamazione la chiesa è stata e continua ad essere meta del pellegrinaggio e delle preghiere di fedeli che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo. Tra firme strette di mano partono ufficialmente i lavori per la risistemazione dello stadio Fattori. All'Aula Cutuli si è svolta la conferenza stampa di presentazione della partenza degli interventi con i 3 milioni e mezzo di euro da parte del Ministero dei Beni Culturali. Presenti il sindaco Ernesto Tedesco, il vice Manuel Magliani, l'assessore ai lavori pubblici Roberto D'Ottavio, il delegato allo sport Matteo Iacomelli e i dirigenti e i dipendenti degli uffici comunali dei lavori pubblici e dello stadio sport, oltre ai responsabili della ditta Alfredo Laposta SRLL che si è giudicata il bando. L'assessore D'Ottavio ha riferito che in 15 mesi sarà completata l'opera, quindi nella parte finale della stagione sportiva 2023-2024. Ascoltiamo le interviste. Matteo Romani, Roberto D'Ottavio, partiti i lavori ufficialmente allo Stadio Vattori, attesi ormai da tanto tempo, quindi grande soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo. È una grandissima soddisfazione. Cidecchia recupera il suo stadio, lo stadio Fattori, l'impianto sportivo più conosciuto insieme allo stadio del Nuoto. Quindi io esprimo grande soddisfazione perché ringraziamento a tutti gli uffici che hanno reso possibile questo e all'assessore Roberto D'Ottavio che ha lavorato fin dall'inizio su questo mandato che gli era stato dato, restituire alla città il suo stadio Fattori. Per questo è una, veramente una grande emozione. Tanti mesi di lavoro, di impegno con la sovrintendenza, alla fine, però ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta, grazie Matteo delle belle parole, ma è il mio, è il mio lavoro e di conseguenza è un'opera complessa, un bellissimo progetto che finalmente restituisce alla città uno stadio che insomma è conosciuto, mi sono accorto che è conosciuto in tutta Italia, sia perché sta sul mare e sia perché comunque la posizione oltre che strategica ha grande interesse anche calcistico. E se quindi si distemete la tribuna coperta, eh, poi il campo ovviamente con l'erba naturale. Ci sta la tribuna, poi c'è il sottotribuna dove abbiamo messo sia il bar che il ristorante, abbiamo messo anche la, la casa del custode perché ci dovrà essere un custode tutto il giorno e anche la notte per poter comunque vigilare su un'opera così importante. Poi sistemiamo, rifacciamo nuovi tutti i spogliatoio, rifacciamo anche tutto il tunnel no, che portava i canottieri al mare, che è stata una cosa bellissima che io ho scoperto e che adesso è in stato veramente di grande degrado ma anche quando era aperto lo stadio. Rifacciamo tutta la parte architettonica che loro hanno dato i soldi soprattutto per questo, rifacciamo tutte le dori del faro, dori faro per cui un'illuminazione moderna e nelle, nelle, nel rispetto delle normative e rifacciamo finalmente anche il campo di gioco. Tempi 12-15 mesi quindi, c'è speranza magari di una riduzione dei tempi, magari non sto sistemando il campo per fare in modo che la squadra possa giocare, sperando che sia Serie D l'anno prossimo oppure... Non è possibile. Guardi, il cantiere possono entrare e poi le, le attività quando è chiuso, anche per un problema di sicurezza, voi capite insomma che non vorremmo correre rischi che mettono a repentaglio la nostra libertà. Oh? Per cui... Io sono sicuro, spero che come abbiamo detto, non ci credeva nessuno che a febbraio sarebbero iniziati i lavori, a febbraio iniziano i lavori e io sono convinto che faremo in modo che ad aprile venga consegnato il campo al delegato dello sport e poi deciderà lui quello che si potrà fare, lui la maggioranza, ma soprattutto il delegato dello sport come delegato insieme col sindaco, quello che sarà poi la gestione. Acea Ato 2 comunica che per consentire un nuovo collegamento idrico in via Ligustri e Angolo via del Casaletto Rosso si, re, si renderà necessario interrompere il flusso idrico dalle 8 alle 16 di lunedì potranno verificarsi abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua ai seguenti indirizzi via del Casaletto Rosso, via dei Gustri, via delle Eriche, via dei Ginepri, via delle More, via dei Biancospini, via dei Gelsomini, via dei Mirti, via delle Rovelle zone limitrofe a quelle elencate per tutta la durata dei lavori è stato predisposto lo stazionamento di un autobotte in via del Casaletto Rosso intersezione con via delle Eriche le utenze coinvolte saranno avvisate mediante la fissione di appositi cartelli e nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri pomeriggio alla Sala Cutuli di Palazzo Del Pincio, l'assessore ai servizi sociali di Civitavecchia, Cinzia Napoli, ha fornito l'elenco delle associazioni del terzo settore che hanno ricevuto contributi dal Comune e le finalità per le quali sono stati concessi. Ascoltiamo. Cinzia Napoli, assessore, oggi avete parlato di risultati in questa conferenza stampa di Vita al Sociale, questo bando con il totale di 20.000 euro per le associazioni, hanno partecipato 13 associazioni, comandata. È andata molto bene, devo dire che dopo aver incontrato tutte queste associazioni, 13 almeno che hanno partecipato, ho potuto apprezzare che hanno presentato dei progetti di valenza sociale, culturale verso la protezione delle donne e dei bambini per gli anziani molto importanti. Abbiamo voluto suddividere questa piccola cifra perché abbiamo stanziato 20.000 euro e anche per il prossimo bilancio ne ho previsti altrettanto almeno un piccolo passo. Per poter suddividere questo contributo eh, per progetti abbiamo cercato di eh, accontentare Tutte e 13 le associazioni perché ci sembrava, mi sembrava doveroso essere vicino a loro in un momento nel quale loro sono molto vicino a noi. Quindi eh, abbiamo cercato di accogliere quelle che sono queste proposte, eh, devo dire con una grande valenza perché spaziano da quelle che sono delle attività di promozione di corretti stili di vita, eh, promozione della salute, promozione dell'istruzione, dell'ecologia, eh, della conoscenza. Anche anche per esempio della, eh, di San Gordiano, dell'altra eh, dell parte nostra della costiera, appunto per avvicinarsi a quelle che sono eh, le velleità dei nostri giovani rispetto a quello che è la, la realtà che vivono. Dopo il post eh, pandemico, dobbiamo pensare a risocializzare ancora di più, a dare manforte a tutte quelle che sono state le persone di qualsiasi età in una fase di isolamento forzato. Quindi stiamo qui insieme alle associazioni per poter dare una risposta a quelle che sono le esigenze del territorio. L'ufficio Polizia di Frontiera Marittima Salute e ringrazia il commissario capo Giovanni Leone che è andato in pensione. Arruolatosi in polizia nel 1998 ha iniziato la sua carriera dal primo gradino. Dopo il corso a peschiera del Garda è stato destinato al commissariato di Ostia, poi presso altri uffici della capitale. Infine prima di approdare alla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, ha fatto parte della sezione di polizia giudiziaria presso il Tribunale di Roma, distinguendosi per acume investigativo e per grande professionalità. Nel 2008 fa parte dell'Ufficio Pronte Intervento e Vigilanza della Polmare, nel 2011 diventa responsabile della frontiera ed un grande specialista della materia e punto di riferimento per tutti. E mancano pochi giorni al via per il Festival di Sanremo e quest'anno Civitavecchia avrà un suo rappresentante in gara. Il tasterista tasterista Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna ci racconta le sue emozioni mentre si prepara la partenza per la Riviera Ligure. Il gruppo, che vede protagonisti anche i gemelli Ivano e Silvano Michetti, oltre a Nick Luciani, salirà sul palco dell'Ariston con la canzone Lettera 22, che segna la partecipazione del complesso romano per la prima volta in 53 anni di storia. Ascoltiamo le interviste. Manca davvero poco all'inizio del 73 festival di Sanremo, è venuto a trovarci Tiziano Leonardi, un componente dei cugini di campagna che quest'anno vedremo in gara, partiamo subito dal brano. Lettera 22, che cosa dobbiamo aspettarci? Allora intanto eh, salve a tutti, sto proprio con la valigia in mano che stiamo partendo tra poco, vediamo un po' che succede. Lettera 22 è il brano che porteremo in questa edizione del festival di Sanremo, scritto dalla hm, rappresentante di lista, Veronica e Dario, bravissimi. Eh, sono stati veramente forti, un brano che a noi piace molto e siamo stati molto contenti di poterlo fare, di poterlo proporre. Eh, è un po' particolare, un po' diverso perché noi abbiamo sempre fatto canzoni abbastanza, eh, almeno quelle più famose, abbastanza immediate, esplicite, che comunque hanno una propulsione enorme. Eh, anche questo brano ha un andamento particolare, molto bello, molto, molto accattivante, ma il testo che comunque è uscito sotto i puzzles e canzoni, è un pochino diverso, è un pochino eh, non in linea con quello che noi di solito siamo soliti cantare. Questo è molto bello, questo crossover come fa di moda oggi, no? quindi quel testo che magari va letto un paio di volte affinché poi possa deflagrare tutte le possibilità che può. Eh, però a noi piace molto, l'abbiamo accettato, quindi non spegnere subito il televisore, aspettare la sera dopo, diamine. Allora, quello che voglio dire è che lettera 22 è la lettera che ehm, non esiste, cioè la Fabio ne ha 21. La 22esima non c'è, uno la cerca, la, prova a trovarla creando una sorta di metafora, come quando tu nella vita cerchi di trovare la giusta parola, la giusta, il giusto atteggiamento, un qualcosa per poterne fare un'altra, ma non sempre lo trovi. La, la difficoltà eccola è questa della lettera 22 che non c'è e riusciremo a trovare questa lettera, riusciremo a trovare questa, questa cosa, non lo so, lo capiremo magari il 7, però ehm, per arrivare a Dama vorrei dire che è un brano dove questo senso di ricerca, di cercare di trovare qualcosa, di domanda, di porsi la domanda, è un brano che mh, è pervaso da questo senso, dall'inizio alla fine. Vediamo se poi magari verso la fine di questo brano ci sarà questa, non lo so, redenzione o, questa, o questa, questo trovarlo. Suoni, artista anche poliedrico, tastiere, basso tuba, eccellente ah, sì. <ride> esecutore pianistico, direttore artistico a Sanremo, allora. dall'esperienza cosa ti aspetti tu? Personalmente, una cosa molto importante è far sì che io capisca qual è un, de un determinato ruolo e non sconfinare ulteriormente, perché lì stai in un contesto fenomenale di una macchina che comunque non, non conosce intoppi, deve andare per forza. E tu devi capire che sei una parte di un ingranaggio che dà il suo, ma che comunque deve fare quello che deve fare. A volte certe iniziative, certe cose, certi, certi slanci che sono tipici di una personalità un po' così, eh, magari vanno morigerati. Ecco, questo è l'agurio che mi faccio, saper gestire le mie forze e le mie energie. L'Associazione Polizia Penitenziaria annuncia di aver dato il via alle iscrizioni per il corso BLSD, ovvero Basic Life Support and Defibrillation di primo soccorso accreditato con l'ARES 118. Si parlerà delle manovre di defibrillazione, dell'uso del defibrillatore di primo soccorso e delle manovre di disostruzione. Sono previste delle agevolazioni per il personale di Polizia Penitenziaria e altre forze di polizia. Il corso prenderà è il via domenica 19 febbraio in sede da definire. Per tutte le informazioni sulle iscrizioni potete leggere l'articolo su www.trcgiornale.it. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva dal quartiere Benci e Gatti, un nostro telespettatore e lettore ci ha contattato per parlarci di quanto è avvenuto a Piazzale Gaetano Torraca. Come si vede dalla foto che ci è stata inviata, dopo i lavori che sono stati effettuati nella zona, il manto stradale si presenta pieno di buche e ci sono dei dossi artificiali che sono stati tolti, trasformando il tratto in un cantiere a cielo aperto. Chiediamo che venga ripristinato al più presto il manto stradale, chiede il cittadino. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti e termina qui la prima parte del nostro telegiornale ma rimanete con noi perché dopo un breve break pubblicitario torneremo con le notizie sportive a tra poco. Ben trovati, apriamo con la palla a nuoto termina con un match al Palagani il girone d'andata per l'NC Civita domani alle 15 sfida al Vis Nova per la squadra di Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti chiamato ad un testa coda in cui anche pensare solamente di fare punti può sembrare una follia. Infatti i leoni allenati da Alessandro Calcaterra sono a punteggio pieno e hanno stracciato le diretti concorrenti negli scontri diretti. I rosso celesti dovranno comunque dimostrare che la buona prova di Palermo non è stato un caso. Ancora Sante Greco che deve scontare la seconda giornata di squalifica. Inizia ufficialmente il girone di ritorno per le squadre locali. In Serie B2 il femminile turnostico per la 3-PC Civitalad, che domani alle 16.30 ospita il palasorbo di Ladispoli Lempoli, secondo della classe. Per la formazione di Luca Ugioni, ultimo in classifica, l'occasione per affilare le armi in vista degli sconti importanti che l'attendono nelle prossime settimane. E potrebbe sembrare un turno pienamente favorevole alla fuzza al Civitavecchia in serie C1 ma può nascondere insidie. Domani alle 15 i nerazzurri ospiteranno all'ottatori di Aurelia l'atletico Tor, Tor Marancia, formazione ultima in classifica con un solo punto incassato finora. Quest'anno la squadra di Umberto Di Maio ci ha abituato a situazioni sorprendenti sia in positivo che in negativo per cui è necessario non farsi condizionare e pensare solo a rendere al meglio. Problemi di formazione per i locali visto che mancheranno gli squalificati di Amicis, Donati e Cleri. Ascoltiamo l'intervista. Umberto Di Maio, testa casalingo per la futsal alla Civileca, che affronta in casa la Tatico Tor Marancia. Sembrerebbe una gara abbastanza semplice visto che loro sono ultimi in classifica però secondo me conoscendovi è una delle gare più complicate che ci possa essere Sì secondo me è una partita trappola e infatti l'ho preparata diciamo come se giochiamo la prima in classifica perché per noi vedendo i risultati non esistono partite facili quindi io la reputo insieme ai ragazzi comunque la reputiamo una delle partite più difficili soprattutto anche per via delle molte assenze che abbiamo che sono di Amicis, Donati e Clary squalificati eh, bell'umore infortunato e quindi dovrò ricorrere a 6 diciamo, under tra cui uno in un under 19 che domani farà il suo esordio in prima squadra. Quindi è una partita che sembra per me detto facile, però in realtà è molto complicata, una squadra che ci ha abituato a qualsiasi tipo di risultato, perdere con le ultime della classe, eh, trovare risultati importanti e quelli che sono davanti, per cui dovete affrontare ogni impegno sempre al 100%. Sì, domani secondo me anche oltre il 100%. Dobbiamo dare di più, perché, come ho detto in precedenza, è una partita a trappola. Anche se la rebutiamo una partita che potrebbe portare il crocevere della stagione, perché facendo il risultato pieno, ci mettiamo in una classifica, diciamo, di metà classifica che ci consente di affrontare le prossime partite in maniera tranquilla. Eh, sì, quindi in questo momento la prima cosa da fare è cercare di distanziarsi dalla zona playout. Sì, quello è l'obiettivo di mantenere la categoria e magari se riusciamo a fare le ultime giornate con la mente libera di cogliere i risultati sulla carta impossibili. Tornano a giocare in casa gli snipers Tecno Alta, attesi da uno scontro molto pepato. Infatti domani alle 20 al Pala Mercuri ci sarà la visita della capolista Fox Legnaro. Nelle prime giornate il campionato di Serie B si sta dimostrando molto equilibrato e nessun esito può essere considerato sorprendente. Per cui il gruppo di Martina Gavazzi scenderà sullo still convinto di poter fare suo l'incontro. E con questo è tutto, termina qui questa edizione del nostro telegiornale e prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube ed Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon proseguimento di serata.